siamo con Maria Grazia Mazzoni, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle. Qual è la prospettiva che il Movimento ha per le elezioni del 5 giugno? Pensa di poter arrivare al ballottaggio, di vincere, oppure di fare un flop? Questa è una domanda che in genere si fa a chi di politica se ne intende, ai vecchi politici. Noi miriamo a vincere, ovviamente, a vincere per questa città, questo mi sembra ovvio, ma se lei mi chiede dei numeri io non glielo so dare, prima di tutto perché la politica è imprevedibile, poi perché, voglio dire, sono dei numeri che veramente non posso darle, ma sicuramente noi siamo orientati e combattiamo fino alla fine, faremo la nostra campagna elettorale per vincerle queste elezioni. Ma come sempre io dico, e questo è un altro aspetto fondamentale che poi è difficile far capire chi invece del mestiere, della politica ne fa un mestiere, il Movimento 5 Stelle partecipa alle competizioni elettorali ovviamente per avere un successo, questo mi sembra ovvio, ma il fine più nobile ed ultimo è quello di entrare nel sistema, far parte delle istituzioni per cambiarle dall'interno. Questo vuol dire che se ipoteticamente non vincendo avrete comunque dei consiglieri comunali, farete comunque la vostra azione di governo così come avete programmato. Ci mancherebbe, noi entriamo, glielo ripeto, ci auguriamo di vincere perché porta male dire il contrario soprattutto, ma nel caso avessimo solamente dei consiglieri faremo una seria opposizione, così come hanno fatto i nostri deputati a livello nazionale, che hanno fatto scoprire, anzi riscoprire per essere più precisi, agli italiani che cos'è una seria opposizione, perché gli italiani l'avevano dimenticato, così come l'hanno dimenticato al Consiglio Comunale, dove l'opposizione e la maggioranza si sono confusi in questi anni facilmente, dove anche nelle liste che si sono presentate in questa campagna elettorale troviamo delle persone che erano all'opposizione con la maggioranza e così via, creando una confusione nell'elettorato enorme. Io ci tengo moltissimo alla forza dell'opposizione, perché la democrazia, chi mastica un po' di diritto, questo lo sa, è fondato sull'importanza che ha la maggioranza nella gestione della cosa pubblica, ma anche sulla capacità dell'opposizione di farsi sentire in modo costante e incisivo. Lei in conferenza stampa ha puntualizzato due cose del programma. Mi riferisco ai due punti relativi al statuto comunale e allo statuto del movimento. Perché le ritiene così importanti per poter fare una buona amministrazione? Allora, prima di tutto perché io ritengo importante che nella vita ognuno debba avere dei punti di riferimento precisi. Allora io mi sono detta, insieme ai miei attivisti, quando abbiamo steso il programma, da che cosa potevamo cominciare, e decidemmo insieme di trovare dei punti cardini, dei punti fissi, così come un cittadino italiano deve, dovrebbe continuamente fare riferimento alla Costituzione, che ci auguriamo non distruggano, il governo del PD non lo distrugga, così noi abbiamo voluto che ci fossero dei punti fondamentali. I punti fondamentali li abbiamo scelti insieme, abbiamo scoperto che ogni comune ha uno statuto comunale e, come vi ho fatto sentire nella conferenza stampa, leggendovi alcuni brani di questo statuto comunale avessano, ci sono già scritti tutti i principi fondamentali a cui tutta la politica aversana dovrebbe ispirarsi. Si parla di ambiente, si parla di diritti della famiglia, di sicurezza, di tutela del cittadino, basterebbe seguire quello e non ci sarebbe più bisogno di fare nessun programma politico. L'altro invece cardine, l'altro diciamo testo ispiratore del programma del Movimento 5 Stelle ad Aversa, come lei ha detto, è lo statuto del Movimento 5 Stelle, uno statuto che ha una valenza e valido in tutta Italia, che, come dicevo prima, tocca dei punti fondamentali molto semplici che, voglio dire, possono leggere e capire, è alla portata di tutti senza grossi paroloni, ma che rispecchia soprattutto una filosofia di vita. Questa filosofia di vita è racchiusa in due parole: decrescita felice, quindi meno consumi, meno auto, meno in generale. Quindi favorire la qualità delle cose rispetto a una quantità che molto spesso è anche inutile e dannosa. Quando riguarda i contenitori a cui lei ha fatto riferimento,
ma credo sia realizzabile fare qualcosa in quelle parti della città, tipo la Maddalena, che sono da tanti anni nell'occhio del ciclone e che sono praticamente stati il cavallo di battaglia di tutti i sindaci che si sono presentati negli ultimi 20 anni. Lei ha perfettamente ragione. Ieri dicevo, facevo notare proprio in un altro incontro proprio questo. Dicevo, se il cittadino aversano avesse la possibilità di confrontare i vari programmi politici dei vari partiti che fino adesso si sono presentati all'elezione, si renderebbe conto che certi argomenti sono sempre presenti e ancora oggi sono irrisolti. Se lei guarda un programma di un'amministrazione comunale di Aversa che si proponeva alle elezioni 10 anni fa, le faccio un esempio, sicuramente troverà l'edificio di il recupero di San Domenico, il recupero dell'OPG, il recupero della Maddalena, dell'Artexas, si ripete la casa di Cimarose che è ancora in quelle condizioni veramente indegne di una città civile. Allora, lei mi ha chiesto se è possibile. Io sarò una sognatrice, sarò una romantica come molti mi definiscono, però io ci credo ancora in certe cose e credo che è una questione di volontà politica. La volontà politica, per esempio, le faccio un esempio per tutti, può battersi per esempio affinché l'OPG, e noi questo del Movimento 5 Stelle lo diciamo in modo chiaro e inequivocabile, non diventi un carcere, per esempio, perché questo significherebbe un mancato sviluppo per altri 50 anni di questa città. Noi vogliamo restituire la Maddalena alla cittadinanza, lo sappiamo che è di proprietà dell'ASL, poi pubblicheremo un opuscolo con uno studio fatto da alcuni nostri attivisti architetti che si sono dedicati per anni allo studio della Maddalena, per la quale già abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare. La Texas è un museo lì abbandonato, non dimentichiamo che è stato fatto da Pierluigi Nervi, uno dei più grandi architetti del XX secolo. In altre città come Milano, come Palermo, in edifici che hanno un'importanza così importante da un punto di vista dell'architettura industriale, ci hanno messo dei musei, delle strutture aperte continuamente alla cittadinanza. Noi lo teniamo lì abbandonato e la politica si sta palleggiando questa situazione da 30 anni facendolo stare nel degrado in cui stiamo. Io lo so che sono problemi molto difficili da risolvere, ma penso che con una volontà politica chiara, soprattutto chiara e onesta, e soprattutto il Movimento 5 Stelle, come hanno detto i nostri consiglieri, i nostri deputati, ha dalla sua parte una continua e costante partecipazione e un continuo ascolto da parte dei nostri referenti istituzionali, sia al Parlamento che al Consiglio regionale. Per quanto riguarda la trasparenza e la chiarezza, già in mente qual è l'eventuale squadra di governo in caso dovesse diventare sindaco, e ce la farà conoscere prima delle elezioni? Io spero di sì. Questa è la mia risposta. Spero, perché penso che sia un altro elemento che contraddistingue il Movimento 5 Stelle rispetto agli altri partiti. Se io fossi cittadina, una semplice cittadina come sono stata fino all'altro ieri, vorrei sapere qual è la squadra di governo. Invece in genere i cittadini poi si trovano in una squadra di governo di cui non sanno assolutamente niente. Noi, come lei ben sa, abbiamo avuto la certificazione molto tardi, perché altrimenti le cose potevano andare in un modo diverso, ma ci sforzeremo affinché questo possa essere detto chiaramente a tutta la cittadinanza. Quindi ci stiamo pensando e appena lo sapremo, insomma, ve lo comunichiamo.